impareremo a conoscere di più il Signore. Il Signore che viene in mezzo a noi, è venuto, viene sempre, verrà. In tutto l'anno di giugno ci confronteremo di lui, perché di chi altro che dobbiamo parlare? Solo del Signore Gesù, che è davvero il centro della nostra vita. E approfondiremo con l'aiuto della liturgia sempre di più la sua figura, perché è Gesù, per quanto lo conosciamo, è sempre lo sconosciuto, nel senso che mai, oppure tutta la vita, basterà a conoscerlo e alla parola. Intanto, ora ci mettiamo a qualche minuto di Dio, domandiamo per conto tutti i nostri peccati, perché possiamo celebrare degnamente questi santi. Signore Gesù, sapienza del Padre, che hai destato la tua vita tra gli uomini, abbi pietà di noi. Signore, Cristo Gesù, luce divina che splende nella notte del mondo e nei nostri cuori, abbi pietà di noi. Signore, Signore Gesù, Dio dell'Eterno, che guidi l'umanità al compimento della storia, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio di potente, perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Nel domenica di avvento non si canta, non si recita più gloria. Pertanto, preghiamo. O Dio nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere di Cristo che viene, e benedici anche a noi per spendere la gloria, a possederci, a possedere per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e vivere in amore, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Thank you.
questa